Dal gol con la Lucchese al gol di questa sera, è passato un po' di tempo, intanto bentornato al gol Gigi, importante perché comunque ha garantito la qualificazione poi suggellata da Cangiano al 49esimo. Sì, no, sono contento di essere tornato al gol e di aver aiutato la squadra a vincere questa partita che speriamo che ci dia morale per le prossime, per ritornare a riprendere il nostro cammino in campionato. Che cosa è mancato in questo mese abbondante, Gigi? Sicuramente è mancata un po' di fiducia, che abbiamo incominciato a perdere un po' di punti per strada, quindi è mancata un po' di fiducia e nelle giocate non c'è stata questa comprendeva tanto questo nel nostro gioco e poi ora dobbiamo solamente tornare a portare i punti a casa. Ecco, Cuppone da centravanti, Cuppone da esterno. Adesso nell'ultimo periodo si era un po' anche riproposta questa domanda. Dove vuole giocare Cuppone? Oh, io l'ho sempre detto, cerco sempre di mettermi a disposizione del mister e niente, mi alleno per farmi trovare pronto sia da esterno che davanti. Quindi dove mi vuole far giocare io gioco. Un bel ricordo, sblocchiamo Gigi Cuppone, quello di qualche mese fa, Chiavari, partita che di ritorno dei quarti di finale playoff, c'è stata una mischia, la palla di Ertis Krasch è arrivata poi sul tuo destro e hai sbloccato quella partita, poi hai anche fatto doppietta. Sì, no, a Chiavari c'è un bel ricordo dell'anno scorso, un sogno che stavamo cercando di portare avanti, ecco, quello che ci serve ora adesso è riprendere quel piccolo sogno che avevamo l'anno scorso, quindi tornare a riuscire a fare punti per riprendere il nostro cammino, speriamo che ritorna quella sera. Ecco. Magari Cuppone numero 9 anche sabato pomeriggio. Speriamo. Massimo, una domanda per Gigi Cuppone e poi salutiamo anche l'attaccante biancazzurro. No, naturalmente la domanda è questa perché è un momento delicato, lo sappiamo tutti. Gigi, ecco, come se ne esce? È chiaro che voi dirai con il lavoro, però a questo punto serve una risposta concreta, no? Anche come atteggiamento sul terreno di gioco e arriva questa trasferta di Chiavari, molto importante. Ecco, Massimo, scusa se puoi ripetere la domanda, abbiamo capito solo quando hai detto come se ne esce. Sì, come se ne esce, nel senso che adesso deve cambiare anche un po' l'atteggiamento, no? Dopo le ultime prestazioni che non sono state eufemisticamente esaltanti. Ecco, oltre come se ne esce, chiede Massimo Profeta, tu hai parlato di fiducia prima, ma ci vuole anche l'atteggiamento che è mancato nelle ultime partite. Sì, no, l'atteggiamento è la base, senza di quello pochi punti porti a casa, quindi l'atteggiamento oltre la partita si migliora durante la settimana, quindi dobbiamo allenarci proprio per questo, per cercare di trovare le nostre giocate e farle la domenica, ecco.